pomeriggio a tutti, bentornati in una nuova puntata di Aroma Letterario. Dico appositamente bentornati perché anche l'ospite di oggi del nostro salotto è un ritorno e ne sono anche molto lieta di poterlo ospitare nuovamente. Intanto ve lo presento perché qui con me ho l'autore che è Stefano Mondini. Bentornato Stefano. Grazie, torno molto 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 volentieri. Allora, io con la mia bella voce un po' rauca, che come sempre faccio 6.000 bronchiti all'anno, Stefano, direi magari per i nuovi ascoltatori, perché in realtà noi ti abbiamo già conosciuto, abbiamo già avuto un salotto letterario a dicembre e abbiamo parlato proprio del tuo ultimo libro, Marta. Quest'oggi torni perché io ho scovato un'altra bella chicca che ho studiato, un libro molto particolare, però ti chiederei, visto che abbiamo avuto nuovi ascoltatori eccetera, e voglia magari di nuovo anche per loro di fare una presentazione di te. Certo, dunque mi chiamo Stefano Mondini, la mia attività principale è il doppiaggio e sono un doppiatore prestato alla scrittura e spero da grande di diventare uno scrittore prestato al doppiaggio fondamentalmente. Vivo a Roma, faccio anche l'attore di teatro, il regista e scrivo anche delle commedie che molte di loro sono state messe in scena. Da due di queste sono stati tratti i miei primi due romanzi, un po' particolari, che si chiamano Fine del mondo, non ti temo, e Quell'estate. Poi ho scritto il romanzo di cui parliamo oggi, Ufficio Lettere Perdute, che insomma è completamente diverso dagli altri, ma come ho avuto già modo di dire, non sono un autore di genere, per cui mi faccio rapire dalla storia e quando una storia mi piace cerco di raccontarla. Mi piace raccontare storie, ecco, questo è quanto. Come sempre, lui è molto stringato e va sempre dritto al punto. Allora, Stefano, l'hai detto anche tu, è un libro questo che è diverso da tutti gli altri, vuoi per genere, vuoi anche per il tipo di racconto, ma anche perché ha una particolarità anche sulla voce narrante. Come sempre sai che non parleremo di tutta la trama, noi la spoileriamo, soprattutto il finale non posso e mi devo tacere assolutamente, però posso garantire che riserva un... L'ho detto anch'io nel fuori onda, quando ci preparavamo per iniziare la puntata, ho detto mannaggia Stefano, tu hai questi colpi di scena che spezzano un po' e sbaragliano tutti. E, appunto, il titolo è Ufficio Lettere Perdute e la voce narrante è in questo caso non una persona ma la stanza. Esatto, l'ufficio Lettere Perdute. Questa è la prima domanda di rito, mi spiace, so che sarà banale ma devo capire perché ti è venuta questa idea. Ma fondamentalmente perché volevo raccontare questa storia da un punto di vista meno umano, per così dire, con una morale diversa. E quindi ho pensato che forse un oggetto, un manufatto, fosse più adatto a questo tipo di narrazione. Perché il perché poi si capirà alla fine del perché sarà proprio la stanza a raccontare la storia. Un'entità che osserva i protagonisti della storia e ne può raccontare le gesta senza essere troppo influenzato da appunto da sentimenti troppo umani. La storia si svolge in un periodo particolare che è tra l'autunno del 1967 e l'estate del 1968. Date piuttosto importanti, visto che poi ci saranno, nel maggio del 68 cominceranno i moti francesi della rivoluzione, insomma, giovanile, la rivoluzione culturale e via di seguito. Però la storia non si svolge al centro di queste situazioni. Queste situazioni fanno da sfondo, fanno capire in quale momento si è ed è anche un modo per descrivere quello che secondo me, chiaramente, non mi metto mai troppo nei panni degli altri, ma che secondo me
Era un periodo in cui la cooperazione, il mettersi insieme per raggiungere un obiettivo era quasi obbligatorio per certi versi, cosa che invece oggi, diciamo, è un'epoca molto più individualista. Infatti, i nostri protagonisti uniranno le loro forze per arrivare a un traguardo che, anche se non ha un'importanza particolare nella storia di quell'epoca, per loro diventa una cosa fondamentale. Io seguo molto attentamente quello che dici perché, avendo letto e studiato il libro, sto cercando di cogliere se dai qualche messaggio perché non vorrei che tu spoilerassi troppo. Cerco di non dare Sei questa. un maestro in questo, io lo apprezzo. Comunque, l'ufficio di per sé è un luogo, perché, sai, come tu sai, gli impiegati di questo ufficio hanno un compito, Sì. quello di riuscire a consegnare delle lettere che altrimenti non potrebbero essere consegnate, perché è sbagliato un nome, un numero civico, qualcuno ha cambiato indirizzo, eccetera, eccetera. Di per sé la cosa sembra molto romantica. In realtà è una punizione che il cattivissimo direttore dell'ufficio centrale di Angers, nella Loira, infligge agli impiegati che infrangono il suo decalogo, che è un decalogo assolutamente univoco, fatto da lui, non dalle poste centrali francesi. Dato che non li può licenziare, li costringe a stare in questa stanza. Il lavoro della consegna o della ricerca di queste lettere è un lavoro che prende poco tempo. E quindi il resto della giornata sono costretti a stare chiusi in ufficio ad annoiarsi velocemente. E bene o male, la compagine che occupa questa stanza è una compagine che ha trovato un suo equilibrio e le giornate lentamente e in maniera noiosa scorrono tranquille fino all'arrivo di un nuovo personaggio che scombinerà questo equilibrio. L'amatissimo Febo. Esatto. Ma ascolta, com'è stata la sfida di personificare proprio a tutti gli effetti una stanza, no? Il famoso ufficio 7, che poi è l'ufficio delle lettere perdute, dandogli proprio quasi una voce, cioè quasi una coscienza, no? A tutti gli effetti, perché lui si pone delle domande, ragiona, no? Durante tutta la vicenda. Come si riesce a fare questa trasformazione? Cioè, rendere qualcosa che è potenzialmente inanimato in un personaggio che è invece convincente. Dico proprio personaggio perché sembra quasi davvero un personaggio reale. Beh, alla fine, diciamo, nell'ambito della storia lo è. E la cosa mi ha divertito molto, ti dico la verità. Mi ha divertito molto perché a quel punto ho potuto veramente dare la stura a tutta la mia fantasia, quindi immaginare di come, non dico l'anima, ma l'essenza dei manufatti, come si diversifica, come si muove, anche perché. Nel libro dico appunto che l'essenza della stanza non rimane chiusa lì, ma può andarsene in giro. Esatto, loro si scambiano, c'è quel pezzettino iniziale del primo capitolo che è molto carino perché racconta proprio, no, di come funziona, cioè io posso sapere cose da altri oggetti. La cosa che mi è piaciuta, anche un po' curiosa, è che questa cosa funziona solo su i manufatti, cioè ciò che è creato dall'uomo, no? Perché invece tutto quello che è natura, quindi foreste, sassi, scogliere, acqua, in realtà no, è puramente inanimato, punto, a sé. Anche questo Sì, l'hai fatto proprio come scelta? è stata una scelta come per, in qualche modo, passami il termine, per divinizzare un po' l'uomo che crea qualcosa, no? Cioè crea le sue creature, una specie di, l'umanità diventa un po' Dio nei confronti dei manufatti. E mi divertiva questa cosa, anche perché poi, appunto, dico nel primo capitolo che i manufatti poi hanno delle coscienze diverse secondo l'utilizzo che si fa. E quanto è sofisticato il manufatto. È vero, è vero.
favoloso. E infatti, allora inizia proprio la storia all'interno di questo ufficio, c'è questa voce narrante che inizia a spiegare, però abbiamo anche dei personaggi umani che sono poi, diciamo, la storia nella storia, no? Perché abbiamo Bobo, che insomma è un po' un uomo, come dire. Amo chiamarlo Bobo, visto che Ah, siamo. Bobo. Comunque sono un uomo un po' che parla poco, no? Uno di quelli un po' schivi. Poi abbiamo Annie, che invece è un po', no? La diva, la donna elegante, quella col fascino. Passionale. E poi, insomma, si scoprirà anche quanta passionalità c'è. E Marie, se spero che si pronuncia giusto, che Sì, poi Maria è la scrittrice invece che, lei è o proprio meglio, l'opposto. lei vorrebbe, diciamo, fare una carriera da scrittrice. Chissà se ci riuscirà. Bah. E anche lei, però, appunto, totalmente opposta ad Annie. E poi c'è Alain, che Alain, che è invece è l'atletico, no? un ex atleta, un ex rugbista, sapete il rugby in Francia quanto è popolare, però ha dovuto lasciare perché ha fatto l'errore che magari tanti giovani fanno, all'epoca soprattutto era una cosa insomma piuttosto inusuale. Aveva messo incinta la sua fidanzata e lui, da bravo ragazzo quale in fondo è, ha deciso di sposarla e quindi di avere un impiego, e ha trovato impiego presso le poste francesi. E poi c'è Carmen. E Carmen, esatto, l'ultima arrivata, diciamo, prima dell'arrivo di Febo. Per certi versi è un po' la più ingenua, la meno consapevole di se stessa. È quella che non sa di essere bella, è quella che non sa di essere brava. Quindi, diciamo, gli vuoi bene per questa sua ingenuità. Infatti, poi anche un po' il motivo dell'ingenuità per cui lei finisce, no? Dopo, tra l'altro, dopo poco tempo che è stata assunta, finisce nel famoso ufficio ULP, che a me piace chiamarlo ULP, che è l'ufficio lettere perdute. Allora, Stefano, noi abbiamo la. Lui è finita in prigione senza passare dal via, insomma, come si dice. Esatto. Eh sì, perché per loro, infatti, nel libro è proprio chiamata la prigione, quindi non è questo luogo di, come dire, di felicità, ma proprio una condanna. E viene più volte citato nel libro questo. Stefano, noi abbiamo la pausa musicale, ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo, perché adesso li abbiamo presentati, ma non pensare che la presentazione sia finita qui, perché ci devi un po' parlare di loro. Qualche minuto e Ok. torniamo. Bene. Bentornati ad Aroma Letterario. Questo pomeriggio un ritorno nel nostro salotto letterario perché abbiamo lo scrittore, il doppiatore Stefano Mondini, Ufficio Lettere Perdute, nome del libro, ma anche voce narrante, l'abbiamo detto poco fa. È un libro particolare perché, insomma, viene raccontato dall'ufficio stesso. Ci siamo lasciati prima della pausa musicale con la presentazione dei nomi di questi cinque, no? Sì. Coprotagonisti, diciamo, della storia, che appunto sono i prigionieri, no? Di questo ufficio. E inizia questa storia fino a quando arriva un personaggio che poi stravolge un po' tutto, che è Febo. Prima di arrivare a Febo, ti chiederei un attimino com'è stato il processo di questi cinque personaggi proprio di sviluppo all'interno di questo ufficio delle lettere perdute. Beh, mi è piaciuto creare cinque caratteri completamente diversi, ma che in qualche modo, proprio perché diversi, sono più adatti alla sinergia. Anche perché difficilmente dei caratteri uguali, si fanno in qualche modo, pressare da caratteri simili. E invece qui c'è proprio un discorso di questo gruppo eterogeneo di persone e nella loro diversità trovano l'unità, questo mi piaceva molto, quindi creare questa specie di banda improbabile, una specie di armata Brancaleone,
perché mi piace questa cosa. La diversità, secondo me, è la forza dell'umanità. Tu hai, nel momento in cui hai voluto raccontare, perché poi diciamo che nei primi capitoli c'è anche un po' spiegato, no? Come funziona questo ufficio, come funziona il loro lavoro, perché all'arrivo di Febo giustamente devono un po' spiegare. Io ho proprio immaginato alcune scene tipo della teiera che vanno proprio, utilizzano il vapore per aprire la lettera, per leggerla. Sì, perché a volte capita appunto che dai dati che ci sono sulla busta non riescano ad arrivare a poter consegnare questa lettera e quindi si prendono la libertà con il vapore di aprire queste lettere, queste buste, e leggere la lettera internamente per vedere se a volte ci sono degli elementi che possano aiutarli in questo. Naturalmente anche la curiosità è parte integrante di questo processo. Forse l'unico meno curioso da questo punto di vista è proprio Bobo, che impedisce loro che queste cose vengano pubblicate, perché a un certo punto qualcuno di loro dice: ma perché non le facciamo pubblicare queste lettere, sono così belle? Dice: no, questa è una cosa, la privacy, quando ancora non si parlava di privacy. Esatto. Lui diceva: no, è roba di queste persone, magari le teniamo qua, non si sa mai. E infatti le tengono infatti in caso, nell'armadio. Sì, in un caso è stato utile avere quelle cose, perché poi hanno un codice tutto loro per definire e catalogare queste lettere. E quindi a un certo punto arriva una carta carbone che, insomma, perché è evidente che è una lettera che è collegata a un'altra che loro hanno già avuto modo di leggere. Tu quando hai scritto questo libro ti sei tracciato in mente un piano dettagliato, oppure hai lasciato che la storia si, non so, prendesse vita un po' da sé, no? Come processo di scrittura? Il mio processo creativo di scrittura ha queste caratteristiche: devo avere l'inizio e la fine. Quindi come ci hai detto già per Marta, infatti mi ricordo. Mi fisso delle tappe intermedie da cui devo assolutamente passare, e dopodiché la creatività, nel momento in cui scrivo, vengono fuori personaggi, vengono fuori situazioni. La storia, per esempio, della lettera che poi verrà consegnata al bel macellaio, quella è una cosa che è nata durante la scrittura. Io mi sono divertita molto in quel capitolo a pensare a una Marie che andava ad indagare, che aveva riconosciuto Belzebù, Gilles. È stata abbastanza cinematografica, ecco. Io amo molto anche visualizzare, no, tutto questo. È una visualizzazione, credo, che facciamo tutti nel momento in cui leggiamo, ci immaginiamo i personaggi, gli ambienti, le situazioni, quindi... Beh, con i tuoi libri viene facile, quindi... Siamo anche più facilitati su quello. Ascolta, di questo libro tu eri partito veramente con 5 personaggi o si sono evoluti? Magari erano di meno? Piccola curiosità. No, diciamo che 5 secondo me è un numero minimo per fare quello che avevo intenzione di fare, perché comunque loro con l'aiuto di Febo diventano... Sono poi collegati. No, ma poi... diciamo anche tecnicamente, per fare un coro a cappella come loro diventeranno, questo possiamo dirlo, e diciamo reputo che 5 sia un numero minimo per creare un'armonia di voci, eccetera, per rendere la cosa credibile. Ecco, questo è un discorso anche tecnico per certi versi. Giusto. Qual è stata la parte più sfidante di scrivere questo libro? C'è stata? No, c'è stato un capitolo in cui mi sono divertito come un pazzo, perché nel momento in cui mi è venuta l'idea ho detto: no, questa la scrivo, che è quella dei fuochi d'artificio. Ah, io okay. Mi sono divertito come un pazzo. Che forte. È stata anche quella più gratificante o quella che ti ha dato invece più emozione, qual è stata? Beh, probabilmente... Se possiamo dirla. Eh? Se possiamo dirla. Beh,
No, non ti dirò qual è la scena in particolare, ma diciamo le scene finali sono state quelle, insomma, un pochino più dove ci lasci un pezzo di cuore, E tu quanto ce n'hai lasciato, Stefano? ecco. Un bel po'. Ma c'è qualche cosa di te che troviamo nel libro? C'è qualche No. elemento personale della storia? No, assolutamente no. Io non metto mai niente di me nei miei libri. Come dico sempre, la mia vita non è così interessante da metterla su un libro. Ma Quindi, si riesce come scrittori a fare questo? fino a un certo punto, nel senso che le tue idee comunque trasudano un po' da tutte le parti, il tuo senso della giustizia o il tuo senso dell'ingiustizia, le tue, diciamo, idee di base, dico idee di base sono quelle che fanno la tua personalità. Io dico sempre che intorno ai 14 anni, più o meno, io ho deciso quali erano i miei valori e continuo a perseguire quell'idea di valori. E probabilmente questi valori elaborati negli anni, eccetera, eccetera, in qualche modo probabilmente vengono immessi nelle storie che scrivi. Non puoi scrivere una cosa senza comunque metterci qualcosa di te, ma non la mia vita, ecco, cioè non mi riconosco in nessuno dei personaggi che ho mai scritto, eccetera, ecco, questo sì. E sarà forse una domanda un po', diciamo, scontata, però il tuo ruolo di doppiatore. Io, per esempio, quando ho letto questo libro, un po' meno invece con Marta, però in questo libro qui, nel momento in cui c'era questa voce narrante io ho associato la tua. Vuoi magari per la deformazione professionale, poi anche per il tono, no? Che ti ho ritrovato molto nel tono, di questa voce, di questo ufficio. Ecco, in questo libro il tuo lavoro ha influito o ha influenzato anche proprio lo sviluppo di questo tono, di questo stile di narrazione? Perché alla fine, cioè, è vero che è una stanza che parla, però c'è una personalità di questo ufficio, o è sensazione mia? No, sicuramente sì, ti dico, non hai sbagliato di niente, anzi ti aggiungo un altro elemento, Ufficio Lettere Perdute è già un audiolibro. Ah, ecco, vedi. Ok. A breve lo sarà anche Marta, ma intanto diciamo, lo si può trovare su Audible se uno ama gli audiolibri, oppure Effetto Edizioni, che è l'editore che ha prodotto Ufficio Lettere Perdute. Se noi potessimo spacchettare un po' come delle lettere questo libro. Cos'è che ti piacerebbe che i tuoi lettori portassero con sé quando... Ma sicuramente l'ingenuità sociale di quell'epoca, che io cerco in qualche modo di raccontare, attraverso anche le vite semplici dei protagonisti. Non c'erano telefonini, non c'era internet, pochissime persone avevano la TV, non parliamo del telefono, e quindi si viveva in un modo completamente diverso. Non perché sia un nostalgico, io uso tantissimo internet, televisione, cose, eccetera, non sento di essere invaso da queste cose, però mi divertiva molto l'idea anche di raccontare questa ingenuità, soprattutto della provincia di quell'epoca, la giovane Annie seduta da un commesso viaggiatore, perde la sua verginità e quindi socialmente diventa, non dico una reietta, ma insomma, meno appetibile, mettiamola così, in un momento, in un'epoca in cui c'erano tutt'altre. Ed ecco il discorso del giovane macellaio e la giovane ragazza, secondo me, dà un po' il sapore di quell'ingenuità, di quel batticuore anche solo a pensare a un'altra persona. Tu hai detto che sei immerso, no? Anche tu nella tecnologia, però non ti senti sopraffatto, no? Spesso e volentieri ci sentiamo quasi inglobati senza la via d'uscita.
Tu hai scritto anche più libri, quindi come è cambiato, o se è cambiato, o se non è cambiata, il tuo rapporto che hai non tanto con la scrittura, ma con la comunicazione, perché alla fine da un libro ne nasce poi, no, tutto quello che è una sorta di storytelling. Come è cambiata negli anni questo tuo legame? No, cambiato è cambiato tantissimo, soprattutto con l'avvento dei social e via di seguito. Io ho adesso una rete di conoscenze, te compresa, che non avrei mai avuto senza la tecnologia. Reputo sempre che la tecnologia non è altro che uno strumento. Dipende sempre dall'uso che ne facciamo, cioè un coltello di per sé non è un'arma mortale, serve per tagliare la carne, la frutta, la verdura, eccetera. Però se poi lo vuoi usare per tagliare la gola a qualcuno, diventa un'arma micidiale. Chi l'ha pensato probabilmente non ha pensato a far tagliare la gola a qualcuno, ma ha pensato a tagliare la frutta. E l'uso che si fa degli strumenti, quello dipende dagli uomini. Non so se tu hai figli. C'è una figlia. Come lo vedi il rapporto che hanno i giovani adesso, visto che insomma tu lo vivrai, no, con tua figlia, questo rapporto tra tecnologia e comunicazione? Ma guarda, io ti posso dire, io non ho osteggiato l'approccio alla tecnologia di mia figlia. In qualche modo ho cercato di farglielo conquistare per farle capire che comunque è uno strumento che va usato con grano salis. E devo dire che la cosa in qualche modo ha funzionato, nel senso che lei usa tantissimo tutti i mezzi, il cellulare, il tablet, il computer e via di seguito. Però, per esempio, adesso lei lavora sulle navi da crociera e quindi non ha modo di interfacciarsi con gli altri perché non ha proprio il tempo per il lavoro che fa. E ogni tanto, ecco, ci videochiama quando trova un wifi e questa cosa noi la troviamo bella perché in altri tempi lei non Non avrebbe si potuto. sarebbe potuta fare. Parto domani, torno fra 5 mesi. Ok, dico se poi. Quindi magari manda una lettera, in questo caso si ricollega al nostro romanzo, insomma. Però la tecnologia, cioè se io penso, io sono nato nel 1960. E ricordo benissimo com'era la vita negli anni 60 e 70, com'era la tecnologia in casa. Noi avevamo un televisore perché mio padre ha voluto averlo il prima possibile. Avevamo due canali in bianco e nero che non trasmettevano tutto il giorno. Il telefono c'era quello di casa, e guai a toccarlo perché sennò le bollette diventavano esagerate. E tutto il resto, noi ragazzini ci trovavamo per strada, cosa che oggi non succede più, ma più per la paura dei genitori che per pericoli reali, perché i pericoli che c'erano all'epoca non erano meno reali e meno pericolosi di quelli di oggi, se ne parlava meno. In questo caso la comunicazione di certe cose, se le ha fatte, da una parte le ha fatte migliorare, dall'altra ha inserito delle paure che prima non avevamo. Quindi la tecnologia, secondo me, è una buona cosa usata nel modo corretto. E anche se i social inizialmente hanno creato, in certi modi continuano a creare certe situazioni, poi piano piano si normalizzeranno e diventeranno una cosa normale. Anzi, te la faccio dopo questa domanda, perché dopo ne ho una in serbo che mi è venuta adesso. Anzi, adesso ti do invece il compitino. Tu sei già ormai, questa volta non ti prendo di sorpresa, però ti chiederei di fare un po' lo stesso esercizio che abbiamo fatto l'anno scorso, ovvero di trovare qualcosa di sensoriale che noi possiamo associare anche a questo libro, perché sono certa che è diverso dall'altro, anche perché ogni libro sicuramente ha il suo, e ne sono anche curiosa di sapere qual è questo aroma di queste lettere perdute. Dopo ce lo racconti.
Va bene. Qualche minuto di pausa e torniamo qua con voi. Bentornati ad Aroma Letterario. Siamo qua in compagnia di Stefano Mondini con un bel libro, Ufficio Lettere Perdute, che adesso qua bisogna anche però scoprire qual è la sua sensorialità. Quindi domanda di rito anche questa volta, Stefano, qual è l'aroma del tuo libro? Guarda, mi viene in mente l'aroma del caffè, perché spesso mi torna in mente la scena di quando Marie è seduta in un caffè davanti a quella macelleria, aspettando appunto che si sviluppi la situazione, e lei che appunto in questa caffetteria mangia qualcosa e si fa portare un caffè. E mi vengono in mente questi locali francesi dove entri dentro e senti proprio questo aroma di caffè la mattina. E quindi sì, direi un aroma di caffè. L'aroma di caffè mi piace. Poi il caffè richiama anche un po' il colore, l'ingiallito, no? Sai, delle pagine. Io penso, mi è piaciuto molto il punto dove descrivono l'armadio, no? Dove ci sono tutte queste lettere che proprio non hanno un destinatario, non si riesce. E mi è venuta in mente proprio la sensazione di leggere qualche cosa di antico, magari è capitato ad ognuno di noi, no? Magari quando insomma manca qualcuno, trovi qualche lettera, magari dei nonni o dei bisnonni, insomma, torni, fai un salto nel passato È enorme. comunque una sensazione molto particolare quella di riavere fra le mani un qualcosa che ha emozionato queste persone magari 50, 60, 70 anni fa. Sì, quello sì. Tu scrivi mai a mano? Quasi tutti i giorni, perché per lavoro sono costretto a fare le correzioni sui copioni che usiamo per il doppiaggio, per cui ho sempre la penna in mano. Ma le lettere immagino che non le scriva più nessuno. Io voglio, sono proprio utopica nel pensare che c'è ancora qualcuno che scrive come me le lettere. Non dico che fa il bollino con la cera lacca, però. Probabilmente qualcuno ancora le scrive, perché comunque ci sono situazioni in cui scrivere una lettera a mano ha sicuramente un sapore completamente diverso. Io ti dico che le commedie che ho scritto, la prima stesura la facevo a mano. Poi ormai ho imparato a digitare velocemente al computer, per cui ho preso più confidenza e adesso scrivo, quando scrivo ecco, romanzi, cose, eccetera, scrivo al computer. Penso che sia totalmente un tempo differente, e Sì. anche solo, insomma, per ovvi motivi pratici, no? Credo che se ormai una casa editrice ricevesse un manoscritto a mano, non so neanche se lo considererebbe, non lo so. No, è un po' come c'è stato il passaggio dalla piuma d'oca alla penna stilografica e alla penna biro, insomma, i tempi poi si accorciano perché la tecnologia anche in quel caso avanza e si usa sempre la cosa che diventa più comoda, più veloce, più pulita. Beh, bisogna anche evolversi alla fine, bisogna un po', no? Non rimanere troppo ancorati al passato. Io ho una scatola dove effettivamente tengo ancora qualcosa di vecchio proprio, di consunto, però so che siamo nel futuro, quindi non possiamo vivere, no? Quella è la nostra memoria Sì. e dobbiamo sempre mantenerla proprio perché ci dà modo di evolverci, è la memoria che ci fa andare avanti, non è l'amnesia. Allora, noi prima abbiamo parlato, insomma, precedentemente dei cinque personaggi. Ci siamo effettivamente dimenticati un po', abbiamo un po' lasciato da parte Febo, però giustamente merita anche lui, no, un po' della nostra considerazione, anche perché adesso abbiamo già spoilerato, ma neanche troppo, che comunque poi con lui nasce questo coro che si preparerà poi per partecipare ad un concorso. E voglia magari di dirci qualche cosina di questo personaggio, di come lo hai caratterizzato e perché magari proprio la scelta, no, un canadese,
rispetto a diciamo, un Dunque, mood francese, ecco. quando Febo arriva nella stanza 7, da ULP, tanto per rimanere, In tema. nessuno di loro lo conosce. E la cosa fa strano a tutti, cioè perché noi gli impiegati dell'ufficio postale, bene o male, anche di vista li conosciamo tutti, perché a te non ti conosciamo? E dice: guardate, io sono francese di nascita, però sono cresciuto in Canada e dato che ho uno zio che vive ancora qui, sono venuto qui per lavoro e mi hanno assunto da poco qui all'ufficio postale e forse è per questo che non mi conoscete. E poi viene fuori che lui nella sua infanzia e adolescenza, dato che la mamma è un'insegnante di musica, gli ha insegnato la musica e lui la conosce molto bene ed è per questo che convince gli altri a mettersi insieme per fare questo coro a cappella, per partecipare a un concorso nazionale di tutti gli uffici postali di Francia. Che era una cosa che negli anni 50, 60, anche 70 si faceva un po' dappertutto, per unire un po' le cose degli impiegati, per dare loro degli scopi, eccetera. E quindi lui cerca di sfruttare questa occasione, perché poi ha molto tempo a disposizione, appunto per metterli insieme, come dicevo prima, questo fatto di collaborare per un traguardo comune, li conquista subito, ed è un'arma emotiva che Febo usa e che funziona, nell'immediato, anche se loro hanno qualche dubbio su loro stessi per le loro capacità, ma che piano piano lui fa capire loro che se ci si lavora, si può fare. E poi, nell'ambito di questa convivenza, nasce anche una liaison tra lui e la bella Annie, che è una liaison un po' particolare perché è una storia prettamente carnale, dove si dicono in continuazione, che loro sì, stanno bene insieme quando si vedono, eccetera, ma poi non Poi c'è basta. l'amore, la cosa e via di seguito. Alla fine poi si capirà perché. C'è qualche aspetto della storia di questi personaggi che alla fine, per quanto uno voglia, come scrittore, per quanto ci si voglia isolare, nella scrittura ti hanno sorpreso nel modo in cui è anche voluta emotivamente, la tua mano nel processo di scrittura? Beh, in confronto alle prime cose che scrivevo, c'è stato decisamente un cambio notevole. Anche se poi diciamo che una delle parti che a me piace scrivere sono i dialoghi, un po' perché ci sono immerso ormai da tanti anni con il doppiaggio. Però ho scoperto anche il gusto della descrizione delle cose e diciamo che cerco sempre di. Ecco, io generalmente quando leggo altri romanzi, a volte mi trovo dei capitoli quasi di passaggio, che non raccontano molte cose, non fanno succedere nulla. E questa cosa personalmente un po' mi annoia e quindi mi metto dalla parte di chi come me si annoia a leggere questi capitoli così di transito. Infatti posso confermare che nei due libri tuoi che ho letto non ci sono queste pause, c'è proprio questa fluidità continua, ecco. Infatti io voglio che in ogni capitolo succeda qualcosa, che non deve essere una cosa eclatante, rivoluzionaria, però qualcosa, qualche piccola. E poi mi rifaccio un po' a quello che è, secondo me, il vero flusso che ci deve essere quando si scrive una storia. Cioè, i personaggi devono essere diversi dall'inizio alla fine. Devono
devono cambiare, devono avere un'evoluzione, altrimenti non c'è storia. Diventa asettico poi. Sì, non c'è, se non c'è il cambiamento del personaggio o dell'ambiente, però un cambiamento ci deve essere, altrimenti dice perché mi hai raccontato questa storia, che senso ha? E quindi cerco sempre di trovare, cioè comincio a scrivere una storia quando ho in mente un cambiamento così, così forte. Guarda, hai detto una cosa interessante, hai detto proprio la parola cambiamento. Probabilmente tu capirai poi il perché di questa domanda, però vorrei che agli ascoltatori arrivasse proprio anche questo tuo cuore di scrittore, la parte emozionante del cuore. In questo libro tu parli proprio, c'è questo ambiente, no? L'ufficio delle lettere perdute. Tu hai provato un po' una sorta di nostalgia o di malinconia, visto che insomma rappresenta comunque un aspetto del passato, abbiamo parlato prima, no? Del cambio di comunicazione tradizionale che è andata gradualmente scomparendo. Guarda, io diciamo è un ambiente che ho amato tantissimo perché nella mia visione, nell'immagine che mi sono fatto, è la visione di una stanza con delle caratteristiche, non so, mi immagino il telefono in bakelite nero con il suo bel disco, le sedie con la formica sopra come quando andavo a scuola, questi armadi di metallo che color crema che si usavano all'epoca, i pavimenti fatti in un certo modo, diciamo che un po' una nostalgia per queste cose c'è perché ci sono cresciuto in ambienti così e quindi quell'attimo di lacrimuccia all'angolo dell'occhio ti viene perché è comunque una cosa che hai vissuto magari da bambino e sai le sensazioni che hai da bambino non le avrai mai più perché magari non so da bambino hai vissuto in un posto e poi ti sei trasferito come è capitato a me, ritorni in quel posto e trovi che tutte le cose che avevi visto quando eri bambino non sono grandi come te le ricordavi da bambino, un po' perché tu eri piccolo, un po' perché il ricordo ingigantisce le cose e quindi diciamo ricreare questa atmosfera di quando ero ragazzino, non so come dire, anche gli abiti di quell'epoca e via di seguito. E insomma, mi è piaciuto rimetterle su carta, perché poi probabilmente la maggior parte dei lettori sono più giovani di me, certe cose non le hanno vissute e quindi magari vivono di racconti o cose del genere. Ecco, se io oggi racconto ai miei studenti all'università, perché io insegno dialoghi per l'audiovisivo all'università, se io racconto loro del fatto che da ragazzini avevamo solo due canali in bianco e nero, magari manco ci credono. Perché talmente c'è un lasso di tempo, c'è talmente tanta evoluzione tecnologica nel mentre, come a persone quasi della mia età o poco più, raccontare che una volta non esisteva l'iPod, ma c'erano le musicassette, quindi quelle a nastro. Oggi i bambini, io ho frequentato per il progetto delle scuole dei bambini delle elementari, dicevo, signori, ma sai che non avevamo l'iPod ai tempi miei, c'era... A che cosa sono? Ti dirò che ai miei tempi c'erano i mangiadischi. Ancora prima. Quindi, sai, la tecnologia ha avuto un'evoluzione e un impatto sulla società molto potente. Io penso a mia madre, che è ancora viva, per fortuna. Lei quando è nata esisteva solo la radio e nella sua famiglia non ce l'avevano, ma la telefonia era una cosa diversa. Mia madre si è fidanzata con mio padre intorno alla metà degli anni 50. Lei lavorava a Roma come donna di servizio e ogni tanto tornava al suo paese quando gli davano insomma
la possibilità di tornare a casa dalla famiglia. Loro erano fidanzati e chiaramente in quei 15-20 giorni che mia madre stava via non potevano sentirsi, anche se mandavi una lettera chissà quando sarebbe arrivata e via di seguito. E quindi all'epoca c'era solo un metodo. Mio padre andava all'ufficio postale centrale di Roma, che era Piazza San Silvestro, era Poste e Telecomunicazioni all'epoca, e andava a prenotare magari per il giorno dopo o due giorni dopo una telefonata da fare all'ufficio postale del paese dove abitava mia madre. Quindi il postino andava a consegnare l'avviso a casa di mio nonno e quindi mia madre il giorno dopo o due giorni dopo andava all'ufficio postale del paese ad aspettare la telefonata di mio padre che avrebbe fatto la chiamata dall'ufficio centrale di Roma. Stavano insieme, si sentivano per un minuto o due, niente di più. Giro per il mondo e chiamo. Cioè, l'idea mi è venuta, per esempio, sono stato in Germania qualche anno fa, sono salito sul... lì a Colonia c'è un Duomo fantastico, gigantesco, sono 600 gradini per salire in cima. È arrivato sulla cima, ho telefonato a mia madre, dico mamma, sapessi dove sono, eccetera, eccetera. Stavo in cima appunto al Duomo di Colonia. È una cosa particolare se uno la raffronta a quel tipo di comunicazione che c'era all'epoca. Però sì. Ascolta, se noi adesso ti dessimo una scatola, no? Qual è la lettera che ti piacerebbe o un tipo di lettera che ti piacerebbe trovare, preso magari da questo fantomatico ufficio lettere perdute? Cosa ti piacerebbe leggere? Ma sicuramente mi piacerebbe leggere una lettera magari scritta a più mani dagli amici della comitiva di quando avevo 14-15 anni, per riavere un attimo il sapore di quei momenti che per me sono stati formativi, sono stati belli, sono stati divertenti, anche tormentati, amori non corrisposti e via di seguito. Però era il momento in cui tutto il magma che hai dentro a quell'età è il momento in cui comincia a solidificarsi, è il momento in cui comincia a formarti. E io non li vorrei rivedere gli amici dell'epoca che non ho più visto, un paio me li porto dietro ancora oggi, ma molti non li voglio rivedere perché li voglio ricordare così come erano. E sì, forse mi piacerebbe leggere una lettera scritta a più mani all'epoca. Ne hai tenuta qualcheduna di lettera della tua gioventù? Sì, ma poco, anche perché nonostante si usassero tanto, diciamo, tutte le mie conoscenze erano tutte a Roma. Credo che la prima lettera che ho spedito è stata spedita quando avevo già 18-20 anni a una ragazza che avevo conosciuto in campeggio, e per cui ci siamo mandati delle lettere all'epoca per un periodo, però ecco, non avevo la necessità. Vabbè, però non vai mai a riprenderle, cioè non hai mai la voglia magari di ripensare proprio toccando con mano. No, proprio la voglia andare a riprenderle no, però quando vai a spolverare, a rimettere a posto, eccetera, ti capitano per le mani. Ti ci fermi un attimo. Sì. Che bello. Beh, alla fine vedi, cambiano le generazioni, ma quello che è la nostalgia e la malinconia e anche le emozioni che si sono provate non cambiano, quindi questo è bello, vuol dire no, che... Anche perché noi siamo... cioè io penso sempre... E in Marta lo racconto forse in modo migliore che in Ufficio Lettere Perdute, perché ha un altro scopo. Il disagio adolescenziale di oggi, dei ragazzi di oggi, è identico a quello che avevo io alla loro età.
noi da quel punto di vista non cambiamo, cambiano i mezzi, cambia la tecnologia, Sì. cambiano queste cose, ma non quelle emozioni, quelle cose, il batticuore per il primo amore, la rabbia per la prima ingiustizia subita e via di seguito, quelle rimangono. Beh, quello è inevitabile. Stefano, noi anche questa volta siamo arrivati in chiusura, insomma anche questa volta ci siamo presi molto più tempo per chiacchierare un po', perché mi piace questa tua parte, no, più emotiva, più, no, meno, come dire, meno formale. Devo dire che è così piacevole che chiacchierare con te che il tempo mi è passato così, ho visto adesso l'orario e dico, mazza. Allora, noi intanto, vabbè, io ti faccio, come l'altra volta, ti faccio i miei migliori auguri. So già che ci sono anche dei progettini in cantiere, per cui qui si resta sintonizzati e, insomma, attendiamo fiduciosi. Sì, appena sarà pronto il nuovo progetto te lo comunico. Bene, bene, bene. Ok, allora, salutando Stefano, vi ricordo il libro Ufficio Lettere Perdute. Stefano Mandini ci ha fatto compagnia questo pomeriggio. Io vi ricordo l'appuntamento nella prossima puntata. Vi ricordo anche la nostra mail, che è redazione@radionordborealis.it, e come sempre il nostro numero 389-888-0428. Stefano, davvero un abbraccio, tantissimi auguri. Una chiacchierata e un saluto a tutti quelli che hanno ascoltato, che hanno resistito fino alla fine. Vi ricordo, insomma, Ufficio Lettere Perdute lo trovate sia cartaceo, effetto edizioni, lo trovate anche in versione ebook e da poco anche su Audible in versione audiolibro. In audiolibro, quello è importantissimo, perché sempre di più scopro che gli audiolibri stanno tornando in auge, meno male, è una bella cosa. Naturalmente l'audiolibro è letto da me. E beh, io, guarda, mi stupirei se mi dicevi non l'ho fatto io. Ma come, sei un doppiatore, noi vogliamo la tua voce. Anche perché secondo me rende. Poi davvero, adesso io Marta l'ho associata, ma non tanto. In questo io ho proprio associato la tua voce che raccontava. Quindi devo dire che l'effetto è buonissimo. Adesso spulcerò anch'io Audible. Okay, allora io vi auguro una buona serata e noi ci ritroviamo qui con i programmi, come sempre, della giornata, e ci troviamo domani.